Ancora un incendio sulla litoranea brindisina, difficile l'intervento dei vigili del fuoco durato tutta la notte. Anche a Brindisi pronti i controlli della polizia locale per questo fine settimana di Ferragosto. Brindisi ricorda l'anniversario della scomparsa di Mauro Maniglio, vittima innocente di mafia. Lo avete ascoltato dai nostri titoli, continua a bruciare la litoranea brindisina, 7 i mezzi impegnati sul posto a partire dalle 16 fino a tardanotte. Ce ne parla Davide Cucinelli. Notte di fuoco sulla litoranea brindisina, l'ennesimo incendio di quest'agosto che ha visto coinvolta un'ampia area protetta in località Giancola, caratterizzata da macchia mediterranea e popolata da varie specie di volatili. L'incendio sarebbe partito dal canneto presente ed è divampato nel pomeriggio di venerdì. Il forte vento e la zona paludosa hanno reso particolarmente complesse le manovre di messa in sicurezza, rendendo impossibile per i vigili del fuoco raggiungere le fiamme per il rischio di rimanere impantanati. Sul posto anche gli agenti della polizia locale, che hanno chiesto ai villeggianti di lasciare la spiaggia. Alcune squadre invece dei vigili del fuoco si sono schierate nei pressi delle villette, pronti a intervenire nel caso le fiamme dovessero raggiungere le abitazioni. Per alcune è stato anche necessario farle evacuare. Gli interventi iniziati nel primo pomeriggio sono continuati per tutta la notte. È stato necessario anche l'intervento dei fire boss, aerei speciali che prendono l'acqua dal mare e la scaricano sulle fiamme, che hanno effettuato diversi lanci, ma poi sono dovuti rientrare a causa della scarsa visibilità nelle ore serali, non essendo adatti per gli interventi notturni. Il fumo è stato visibile anche a diversi chilometri di distanza. I danni per l'ecosistema sono ingenti, trattandosi di un'area protetta. È concreta l'ipotesi che dietro questa scia di incendi possa esserci la mano dell'uomo, anche se finora non sono state individuate responsabilità. Si tratta del quinto caso dal 25 luglio a oggi, che vede particolarmente colpita la litoranea nord brindisina. Il miglior Ferragosto è quello che coniuga il divertimento, la sicurezza, e le forze dell'ordine sono pronte anche quest'anno a fare la propria parte. Guardate. Polizia locale di Brindisi pronta a controllare il territorio in vista di Ferragosto. Particolare attenzione ovviamente al traffico sulla litoranea ed ai pericoli della sosta selvaggia. Uno sforzo maggiore, nonostante i problemi di organico, per garantire la sicurezza ed il controllo complessivo del territorio, in queste giornate festive particolarmente intense sotto tutti i punti di vista. Abbiamo ascoltato le parole del comandante Antonio Refice, che chiede però l'indispensabile collaborazione da parte dei cittadini. Invitiamo tutti a essere ancora più ligi, se possibile, perché i problemi che si riscontrano, le criticità che verifichiamo sono sempre le stesse, in particolare quello della sosta sulla litoranea. Raccomandiamo fortemente, perché non è soltanto un discorso legato alla circolazione stradale ma anche al rischio proprio di tenuta della falesia, di parcheggiare i veicoli sul lato opposto rispetto a quello del mare. Abbiamo già riscontrato un notevole aumento della presenza di turisti, fondamentalmente italiani. È chiaro che c'è poco movimento dall'estero, però si è incrementato molto il turismo proveniente da altre regioni italiane o dalla stessa regione Puglia. Noi, pur avendo le note endemiche carenze di organico, grazie alla disponibilità anche dei collaboratori, cerchiamo di coprire anche fasce orarie più ampie rispetto a quelle dovute contrattualmente, proprio perché le esigenze sono tante, il personale è scarsissimo numericamente. E intanto sono 30 le multe elevate dalla polizia in provincia di Brindisi negli ultimi 15 giorni a carico di circa 60 attività, 4 delle quali sono state chiuse tra strutture ricreative di ristorazione e pubblico spettacolo per il mancato rispetto delle norme anti-Covid, tra le contestazioni, la mancanza di Green Pass, la mancanza di mascherine e in alcuni casi addirittura clienti trovati a ballare. Voltiamo pagina, una vittima innocente di mafia, Mauro Maniglio, se ne ricorda a Brindisi l'anniversario della scomparsa. Per il quinto anno consecutivo il Presidio Libera di Brindisi ha organizzato un'iniziativa pubblica in memoria di Mauro Maniglio, vittima innocente della mafia, a 29 anni dall'uccisione del giovane brindisino da parte di un killer della Sacra Corona Unita. Non una commemorazione nel parco dedicato a Mauro Maniglio presso il quartiere Bozzano, ma un momento di memoria e impegno civico. Lo facciamo a 29 anni dalla sua uccisione, che dobbiamo ricordare che non è stata un'uccisione per caso. Lui non è morto
per errore. In realtà lui è stato ucciso da una mano armata della Sacra Corona Unita, che aveva proprio l'obiettivo di colpire quei due ragazzi in moto che stavano rientrando in casa. Era però una mano armata dalla logica della vendetta tipica della Sacra Corona Unita. Quello che noi della DDA lamentammo in quell'epoca, perché fui io a condurre, diciamo, parte dell'indagine insieme a Cataldo Motta, fu la scarsa attenzione dell'opinione pubblica rispetto a questa esplosione di violenza. La gente era un po' attonita, un po' indifferente, un po' spaventata e un po' cercava di tirarsi da parte, e questo rischiava in qualche modo di favorire il dilagare del fenomeno mafioso. Per fortuna questo atteggiamento è cambiato via col tempo, man mano che vi sono stati successi giudiziari, ed oggi il livello di attenzione dell'opinione pubblica, grazie anche ad un'informazione molto attenta e molto accurata in questo settore, è cambiato completamente. Presente anche il presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Ceglie, il quale allora frequentava lo stesso liceo di Maniglio. Per me è un ricordo molto particolare, io ero compagno di liceo, insomma, in quell'anno, insomma, con Mauro, per cui all'impegno antimafia, ma c'è anche poi il ricordo, quello proprio umano, insomma, di un ragazzo come noi che da un giorno all'altro si è ritrovato vittima di una violenza assolutamente ingiustificabile e inspiegabile. E adesso le notizie in breve, da Brindisi. Il riesame ha negato i gravi indizi. La marijuana era per uso personale, sebbene 800 grammi fossero davvero tanti. E così i giudici di Lecce hanno disposto la scarcerazione di un'imprenditrice di 42 anni di Carovigno, arrestata a fine luglio dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni. La donna ha spiegato che la marijuana sequestrata era per uso personale, per lenire l'ansia legata alla difficile situazione economica in cui si trova, causata dal Covid-19. Controllo dei carabinieri in uno stabilimento balneare del Pilone, Marina di Ostuni, dove il gestore è stato denunciato per la presenza di un lavoratore in nero. Inoltre sono state riscontrate diverse irregolarità e diverse violazioni. L'imprenditore, come si diceva, è stato denunciato a piede libero per il mancato avvio anche di un dipendente alla prescritta visita medica, oltre all'impiego di un dipendente in nero. Mancato utilizzo delle mascherine e mancato rispetto del distanziamento. Queste le violazioni riscontrate dai carabinieri della stazione di Francavilla Fontana e del nucleo ispettorato del lavoro all'interno di un esercizio commerciale della città degli Imperiali. Al titolare è stata inflitta una sanzione amministrativa. Ferragosto a Forte a Mare, tra cultura e bellezze naturali. Trascorrere un Ferragosto all'insegna della cultura sarà possibile a partire dalle 10 del 15 agosto sino alle 19.30. La visita avrà inizio nei pressi del portale manierista, proseguirà lungo l'area della Darsena e dopo aver attraversato l'antemurale cinquecentesco si farà ingresso negli ambienti interni del Castello Alfonsino. E adesso spazio alla cultura. L'anfiteatro del Parco archeologico di Santa Maria di Agnano ad Ostuni ha ospitato Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, che ha presentato il suo libro Il paese che vogliamo, idee e proposte per l'Italia del futuro. La serata è stata organizzata dall'Associazione Amici del Cuore di Ostuni, con il supporto del Comune e dell'Ente Museo delle Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale. Sicuramente il tema del turismo o dell'agroalimentare, della cucina, seppur così diversa, ma così straordinariamente buona, sono caratteristiche che li accomunano, perché siamo regioni, ad esempio, che affacciate sul mare, ovviamente hanno potenzialità ulteriormente forti. D'altra parte, l'Emilia-Romagna, al pari della Puglia, nella sua produzione di ricchezza, nel suo PIL, ha una percentuale non banale di quello che il turismo garantisce. Adesso speriamo che si possa ripartire, e quindi certamente ancora il Covid non è vinto, però attraverso le vaccinazioni, che stanno per fortuna non solo funzionando ma aumentando, stiamo affrontando pur questa quarta ondata, che se fossimo come lo scorso anno senza vaccinazioni saremmo qui a chiederci cosa chiudere e in quanto tempo. Oggi invece ci siamo potuti permettere di riaprire praticamente tutto, perché
le persone vaccinate sono protette e quindi sono crollate ad esempio i ricoveri ospedalieri nei reparti Covid o in quelli ancora drammaticamente più gravi come le terapie intensive, così come, cosa più importante, sono per fortuna crollati anche i decessi. Però bisogna avere attenzione, ma quando si tornerà a poter viaggiare in tutto il mondo il turismo esploderà ulteriormente. Di certo però in questi giorni nelle località turistiche della mia regione, come ho visto qui in Puglia, c'è davvero strapieno di gente. Questa è una bellissima notizia per un settore che ha sofferto tanto. Adesso spazio al telegiornale di Lecce di Antenna Sud, ma prima una piccola pausa, tra poco.